Dovevamo uscire la fine a Torino. Che cazzo fa? Vai, scendi, 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 scendi. Molto bene, a parte che sono un po' stanco, guardate che occhi che c'ho. Sono due occhi bellissimi ma molto stanchi. Probabilmente stanotte non dormirò nemmeno perché, come avrete letto dal titolo, devo passare la notte a casa di Aurora e Mura. E quindi se riuscirò a addormentarmi bene, però in teoria non dovrei. Come farò a fare questa cosa qua? Allora, per fortuna noi in casa abbiamo Tempesta, che non so se lo conoscete, ma lui diciamo che gestisce un po' tutti i ragazzi della Stardust e quindi ha le chiavi di casa di Aurora e Mura nel caso dovesse succedere qualcosa. Quindi tra poco vado da lui a chiedergliele e spero che me le dia, perché se non me le dà sono un po' fregato, mi sa che non posso fare il video. Sono Ergi, posso? Bella Ale, sto registrando. Eccolo, grande. Che sono giochi? Grid, ho quasi finito la carriera quasi. Grande, grande. Allora ti devo chiedere un favore. Dimmi. Tu hai le chiavi di casa di Aurora e Mura, vero? Perché? Perché questa notte mi devo intrufolare a casa loro senza che lo sappiano. Oh, e quindi se te non le hai sono fregato. Non mi mette mica sigla. Non ce le dovrei avere perché sono al mazzo che scorta. Al massimo dico che te l'ho rubata io. Me raccomando. Vai. Non mi metti mica. Ma perché ogni tanto anche tu ti intrufoli a casa loro così. Sì, qua ce l'hai. No, c'hai la gente. Quelle? Bomba. No, io ribalto casa. Vabbè, nel caso tu eri l'unico che aveva le chiavi, no? E quindi sono io, mi hanno per forza. No, te l'ho messo. Oh, nel caso te l'ho rubate. Vai. Quando me li porti? Domattina, domani, ok? Andiamo bene. Vai. Vai, bella Ale, buona partita. Sì, poi con l'ansia fino a domani. Va, che cavallone che ci abbiamo qua. Quanti chili stiamo tirando su? 50 chili. Bro, stai tirando su praticamente me, capito? Comunque, allora, io ho una domanda per te, riprendo da qua. Allora, te lo chiedo così. Per te non regalo vestiti? No. Io devo andare a registrare un video da Aurora e Mura dove passerò di nascosto la notte a casa loro, senza che lo sappiano. Mi accompagneresti? Dai, bro, ti prego, se non so come andare. Ma a casa loro c'è, in che senso? Nella loro casa, loro abitano qua vicino. E ci devi stare tutta la notte a dormire? Di nascosto, sì, senza che... Se mi beccano, vabbè, però io devo cercare di non farmi beccare. Se facciamo degli scherzi qualcosa, vengo anch'io. Vuoi dire anche tu? Sì, però se gli facciamo qualche scherzo qualcosa, sta più così, non vuoi. Va bene, ok. Andata? Vieni anche te? E stai la notte con me? Ok, io. Stretta. Andata? Vai, grande, bro. Tra poco, quanto? Mezz'oretta? Pazzo. Tra quanto andiamo? Non so, fai, finisco di allenarmi e mangio. Va bene. Dai, a dopo. Ciao. Dove stai? Vieni qua. Eccolo. Sei carico, bro? Sei carico? Sei carico. Solo dirvi una cosa, Andrea si mette un profumo che mi manda fuori di testa. Peccato che non si può sentire dalle riprese. Che profumo hai? Aspetta, la cosa facciamolo vedere. Allora, per tutte le ragazze, se volete mandarmi fuori di testa, comprate questo profumo. Questi due profumi. Ah, ok. Quindi no, frate, impazzisco. Quindi Andrea Sono le 22:11. Andiamo a farci un giro per la villa, vediamo. Vai. Che Aurora, per fortuna, sono ancora qua. Ciao ragazzuoli! Come state? Sto vlogando, sto facendo un video. Ciao! Vlog, c'è la casa. Ovviamente c'è sempre Fanny. Oh, mi devi prendere la spalla. Vai. Sei pronto? Vai. Uepla là. Ok, let's go. Prepariamo due crepe. Due crepe? Vai. Bro, io ora devo andare a fare un attimo un giro con Ciupi. Andiamo a fare un giretto, poi torno e mangio le crepe. No. Ole. Ci siamo. Mi scappa una scoreggia. Frate, dai. Se riesco a fare le scale sono 10. Ciao, ragazzuoli. Ciao. Vai. Fortissimo. Fortissimo, Ciupi. Il dottor Ciupi. Oh, ciao ragazzuoli, come va? Bene? Che bello. Che occhi? Il cieco? Ragazzi, lui dovete sapere che è un meme vivente. Assolutamente. Tanto negli ultimi giorni... frate! È stato piede. Ah, ok, pensavo... Ciao. Ciao bello. Ciao. E poi abbiamo Justin. Ok. Uè. Uè. Bro, comunque abbiamo poco
così. Andiamo a casa di Aurora e Mura, senza che loro sappiano, passeremo la notte lì di nascosto. Ma va. Sì. Cazzo dici? Sì, bro. Sì, non dormi qua. No, a meno che ci becca non ce ne dobbiamo andare, ma noi non ci faremo beccare, giusto? Vediamo un po' di scherzi. Anche io vorrei che fosse. Io ne voglio. Vieni a fare gli scherzi. Ci penso, ci penso. Ci stai? Ci penso. Non ci pensi? Ci penso. Andiamo adesso perché sennò noi dobbiamo arrivare prima di loro che ci nascondiamo. Vediamo com'è la casa. Io non sono mai stato a casa loro. Ok, raga, stiamo andando. C'è anche Giallo che è ancora in chiamata, quindi ancora non può parlare. E abbiamo detto ad Aurora e Mura che stiamo andando al McDonald's. Sì, eccola. Va bene, siamo stati così. Sì, inshallah. Io pensavo dovevamo vestirci da rapinatori, no? Ma che... cioè dovevo andare a rapinare. Così non mi vedo tutto di nero. Certo, c'ha ragione. Dobbiamo andare a nasconderci. Vai, siamo carichissimi. Ci vediamo direttamente là. Sì, dai. Raga! Ok, raga, siamo arrivati. Che cazzo fa? Sto scaricando. Ah, bro, abbiamo le chiavi. Vabbè, ormai. Filo primo. Bro, sei vestito col passamontagna e tutto tipo da là. Ma le palle, cazzo. Ma bro, ormai eri lì. Che cazzo? Scendi, ho le chiavi. Posso scendere e ne salire. Bro, che si può entrare anche dal cancello. Cosa ci siamo? Hanno lasciato le luci accese per non fare entrare i ladri, sono entrati là. Grande ragazzoli, che figa che è però sta casa, oh. È uno spettacolo. Guarda, quando vedrai questo video facciamo il cambio di casa. No, questa cosa qua mi turba un pochettino, cioè. Ricordi? Che figata! Raga, qua ci possiamo nascondere di brutto. Secondo te arrivano qua a stirare la sera? Vai, vai, mo vediamo. Non so nemmeno tra quanto arriveranno, però andiamo a vedere il piano di sopra. Andiamo a vedere l'assito qua. Vai. Che figata, oddio. Io mi devo nascondere per forza qua dentro. Oh, ah, bro. Ma no, ma che figata, ma chi è? Manco, tu non c'hai il letto? E Fanny c'ha pure il cuscinetto. Per il cane. Ma c'è una cosa con scritto Fanny. Abbiamo sbagliato tutto la vita, raga. Vabbè, raga, mo scendiamo e appena sentiamo tipo il cancello così ci nascondiamo. Perché io non ce la faccio più, cioè. Raga, che è casa vostra? 40 questa? Minuti che stiamo aspettando. Perché... Gigetti, è proprio casa vostra? Obrigado, obrigado. Oh, abla. Raga, mi sa che sono entrati il cancello. Vai, io salgo e... Dai, voglio il contatto. Oh, tanto loro... Che cazzo stai facendo? Ma sono salito in camera o no? Sono in camera, ma salgo. Salgo a sbirciarli. Se andiamo insieme facciamo troppo rumore. Facciamo troppo rumore, salgo da solo ora. Aspetta. Allora, io voglio salire su di sopra, in camera loro. Adesso io vado al piano sopra qua e mi nascondo. Voi state qua sotto, fate un casino assurdo. Fate un casino assurdo così che loro scendono. Vi nascondete. Oh, nascondetevi bene, non vi devo beccare. 10 secondi, facciamo un casino assurdo. Ok, raga. Mi nascondo. Sono sopra là, io mi nascondo qua. Aspetta.
Chiudi. Veloce, aia. Hai il dito. Metti tipo qua. Ok. Ma non mi vedranno mai. Però dimmi che non li beccano. Ti prego, fai che non li becchi. Ma faccio una preghiera. Tipo. Cazzo. Oh. Siete pazzi. Zitto. Lei si è messa a piangere. Ma cos'è ora? Avete talento, raga. Raga, avete talento, vi date due pagine, così non si impilla. Fate finta di cominciare. Ecco, poi lo fai, così lui si imbarazza. Vuoi quella bella? Scusa. Vai. Piccolo. Ma raga, mi prego. Ma cosa state facendo? Ti sei cascato, bastardo. Raga, vi giuro, mi sono impanicato troppo. Ma voi che cazzo avete combinato? Volevamo fotte. Ma quindi voi l'avete beccati? Certo. Sta giocando. Voi l'avete beccati e poi mi sono organizzato per fare questa cosa. Voi siete matti. No, raga, minchia, ma meno male. Raga, ero lì dentro e dicevo, no, non posso rimanere qua se fanno certe robe. Cioè, mi sentirei una merda, capito? Allora, dopo vi faccio vedere quella clip. Gli ultimi, chiamiamo lì, finali, li ho fatti io, no? Impazzito, pacche, sono arrivato a Erzio. Aspetta, che ore sono in tutto ciò? Vediamo? No, bene. 11:40. Cioè, siamo durati letteralmente un'ora. Ma è colpa tua. Ah, sua, che ha rubato i biscotti. Non è vero. Senza biscotti. Ma mica c'è un gioco per i biscotti. Sì, all'inizio sì. Raga, non posso urlare troppo perché ci sono vicini che se no si impazzano. Comunque, facciamo così. Venite qua dietro tutti. No, faccio. Tu sei entrata a casa nostra. No, voi mi avete fatto uno scherzo. Comunque, le chiavi me l'ha detto? No, non me l'ha detto. Le date tempestate. Lui ti guardava, infatti la gente ha alzato la chiave adesso subito. Ti vedo in piacere. Vabbè, raga, con questo il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate qua sotto un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Seguitelo su Instagram. Esattamente. E seguitelo. Vediamo loro. Come sono da tutti. Io non so come loro. Bella, raga. Sono incazzati dolbo. Sentiamo il cane. Mi siamo entrati in casa. Bella, raga. Ciao.